Ok ragazzi, buongiorno. Dove siamo qui? Allora, qui siamo nella casa della nonna che stiamo ristrutturando. E visto che dobbiamo fare qualche lavoro, magari qui ancora siamo con le tracce, dobbiamo fare il cammino, dobbiamo fare un po' di lavori, fare i mattoni, cucina e quant'altro, e la dobbiamo ristrutturare. Quindi ho pensato di fare qualche video mentre magari si fa qualche lavoro qui. Oggi iniziamo dal giardino che sta abbastanza distrutto. Se mi vedesse la nonna mi ammazzerebbe. Ma dobbiamo iniziare da questo giardino qua. Abbastanza distrutto. Quest'albero, peccato, è una bellissima albicocca, è morto. E lo dobbiamo togliere, dobbiamo fare un po' di spugliatore, togliere questo telo, togliere tutte le erbacce e sistemare un po' di cose. Quindi oggi partiamo con un video di sistemazione del giardino, facciamo qualche scena così e poi man mano che negli mesi successivi andiamo a fare i lavori dentro, magari vi faccio qualche lavoro dentro, vediamo che scelte sto facendo e perché le sto facendo e se possono essere utili a qualcuno. Ne prenda spunto. Io qui voglio un laghetto. E niente, ok, iniziamo. Partiamo raccogliendo queste bellissime bietole da dare alle nostre galline, ai nostri raptor, così ci faranno delle ottime uova. E visto insomma che ce ne sono un po', cerchiamo di sfruttare la cosa a nostro vantaggio. Ora che abbiamo il nostro mangime, andiamo a portarlo ai raptor, che sicuramente stanno già lì in attesa, eccoli. Vai, mangiate, piccolini. Thank you.
una passata di spogliatoio, il giardino sembra essere un po' più pulito. Abbiamo sistemato un po' di fiori, abbiamo sistemato un po' di piante, abbiamo tolto tutto quello che c'è in mezzo e sembra che sia tornata la luce nella selva oscura. Abbiamo controllato anche gli alberi, dove le albicocche sembrano stare abbastanza bene, anche l'albero di mandorle sembra fiorire abbastanza bene e anche gli agapanthus e le calle sembrano in uno stato di fioritura abbastanza buono. L'ultima cosa era l'albero di mandarino, che era stato attaccato da una infestazione di afidi e abbiamo cercato di togliere i rami più infetti, abbiamo dato luce e aria alla chioma e poi abbiamo passato sia il mandarino che il limone con del sapone molle, così da dare una protezione a tutti e due gli agrumi in nostra essenza. Questo è il giardino finito per il momento, perché chissà cosa uscirà dopo. La siepe la taglieremo in un prossimo video, dove proverò anche il biotrituratore della Parkside, così vediamo che succede e come si comporta. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi così magari non vi perdete e rimanete aggiornati sui prossimi lavori. Nella descrizione magari vi lascio qualche link a Amazon per dei prodotti se vi serve qualcosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.